Io ho capito perché si ubriacano. Sto già iniziando a svalvolare. Io dicevo che non... Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Ancora di Corea si parla, sì, perché sapete che mi sono appassionata tantissimo a questo argomento, proprio perché sto guardando un sacco di serie TV coreane e sono entrata nel mondo del K-drama. E se vi siete persi il video a riguardo, dove parlo delle serie coreane, cosa ne penso e cosa ho guardato e cosa vi consiglio, vi lascio qui la parte delle informazioni, o qui, non mi ricordo mai dov'è. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete iscritti potete rimediare subito iscrivendovi qua sotto ed entrare a far parte della Fair Family, sì, questo è un hashtag, e attivate la campanella se volete sempre essere aggiornati sui nuovi video. Inizierei subitissimo col dirvi che sono andata al market asiatico che ho qua nel mio paese a fare la spesa e ho trovato finalmente il soju! Voi non capite, cioè non potete capire la mia gioia. Non vedevo l'ora di assaggiare questo benedetto soju. Ho preso due varietà di soju, ma adesso vi porterò con me in cucina. Queste sono le cose che ho preso. Come vedete qua in primo piano abbiamo il soju, che è la loro bevanda tipica, che infatti è made in Corea, proprio quella che vedo nelle loro serie coreane. Sono troppo contenta. Questa è quella originale, infatti, classica. Io assaggerò lei e ci ubriacheremo insieme. E di queste bottiglie loro ne fanno fuori un sacco a pranzo, a cena. Bevono tantissimi di questi bicchierini di questo soju e quindi voglio capire cos'è che ha di così tanto particolare. Poi ho comprato un po' di ramen, che questi li metterò nella mia dispensa, era un po' uno svuota spesa così random. I mochi, che mangerò come dolcetto al burro d'arachidi, e questi che voglio fare con voi. Questi sono i sanuki udon, sì, non saranno proprio coreani, però è la mia cena, quindi don't judge me. Per spizzicare un pochino mi sono anche presa le patatine al gusto gambero, granchio. Sì, ho comprato anche la farina di riso perché in realtà volevo provare a fare un po' di dolcetti e cose, quindi vabbè. Ma la cosa che più mi entusiasma è lui, il kimchi. Io ho trovato questo qua, me l'ha consigliato il ragazzo, è un kimchi fresco ed è fritto, in teoria, made in Corea, adoro. E sono veramente gasati, 67 calorie. Io nelle serie vedo che lo tirano fuori dal frigo, lo mangiano freddo. Partiamo subito con lui. Ho scelto questo qua, i frutti di Mario. Ai frutti di mare. Però volevo provare anche quello alla tempura, che in realtà penso che dentro ci fosse proprio la loro rubina per fare la tempura, ma non c'avevo troppo sbatti di cucinare oggi, quindi io sono andata solo per lui. Quindi ho detto vabbè, già che ci sono mi prendo anche gli udon. Apriamo la confession. Oh wow, ma ci sono un botto di porzioni. Ci sono 3 pacchi di udon, i pacchettini di spezie da mettere dentro l'acqua. Bollire 400 ml di acqua in una pentola. Quando l'acqua bolle, aggiungere. Mamma mia, iniziamo a stemperare sta roba. Non scende. Ehi. Sono passati 2 minuti, è spento, lasciamolo un attimo da parte. Intanto in questa ciotola io metterei il mio kimchi. Oddio, ma puzza di pesce in una maniera assurda. E poi non si è neanche aperto. Allora! Wow! Ragazzi, questo è il kimchi. Oh mio Dio, puzza in una maniera pazzesca. Ma che cavolo... No, ve lo giuro, l'odore non mi fa venire per niente fame. Spero sia buono. Ne metto un po' qui dentro. Sa proprio di putrido, di pesce andato a male. Per chi non lo sapesse, il kimchi è il cavolo cinese, tipo, fatto fermentare. È molto piccante. Ah, e tra l'altro mi sa che serviva anche la farina di riso per fare il kimchi. Quindi ho fatto bene a prenderla, perché potete farlo da voi. Ci sono un sacco di ricette online. Boh! Oddio, ok, sa di morte. Io trasferisco questa cosa nella mia ciotola da ramen. Woohoo! L'odore di kimchi ha invaso tutta la sala. C'è una puzza tremenda che penso che dovrò accendere 800 candele dopo per togliere l'odore. Ok, siamo pronti per aprire il nostro soju. Non sa di niente. Io non ho i bicchierini come loro perché sono senza bicchieri. Pochissimi bicchieri. Devo comprare dei bicchieri. Io lo assaggerei, quindi oh raga, cheers. Iniziamo con la prima cosa. Mm.
Io ho capito perché si ubriacano. Non sa di niente. È acqua. C'è questa cosa a 20 gradi. Non sa di niente. È dolcina, ma proprio leggera. Sembra acqua leggermente zuccherata e leggermente alcolica. Tipo quelle fialettine che si usano aromatizzata l'arancia o il rum. Però molto molto leggero. Cioè, sta cosa stonfa. Io capisco perché ne bevono un sacco. Cioè, è pazzesco. È pazzesco. È assurdo. Va giù come l'acqua. Io stasera mi ubriacherò. Devo stare un po' curva per riuscire a stare nell'inquadratura. Assaggiamo la seconda cosa che non vedevo l'ora di assaggiare e dirvi la mia. Il kimchi. Ovviamente non sarà il kimchi originale più buono del mondo, però è comunque kimchi. Puzza. Lasciamo stare. Me lo aspettavo più piccante. È buono. Si sente tanto l'aceto. Com'è che sento tanto l'aceto? E con il soju è perfetto. Soju e birra poi. Oh mio Dio. È buono. Questo è cavolo. Però in questa salsina un po' di acciughe, un po'... Ok, adesso il piccante sta salendo. Assaggerò anche gli udon. Buonissimo. Ma io cosa ci faccio qua? Alla vostra. Vabbè, io li capisco adesso. E questo kimchi è buono. Ho già che ci sono, assaggio anche loro. Ok, queste puzzano di pesce andato a male come tutto. Però sono dei granchiettini, guardate che carini. Ho la bocca anestetizzata dal kimchi. Ma mi sta piacendo un sacco sto piccante. Raga, ve lo giuro, io odio il piccante. Odio i cibi piccanti, però è buono. Io sono rimasta piacevolmente colpita. Sono pronta per andare in Corea del Sud e fare parte di loro, aggregarmi alle loro cene e pranzi. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia intratteni in te... Sto già iniziando a svalvolare. Spero che questo video vi sia piaciuto, comunque vi abbia un po'... come si dice? Intrattenuto? Spero che vi abbia fatto... Spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Io sono già... Io sono già mezza brilla, non ci posso credere. E niente, quindi... Fatemi sapere se volete un altro tipo di video, magari dove assaggiamo cose giapponesi o ci mettiamo a cucinare cose strane. Qui sotto nei commenti, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Va giù come l'acqua. Beh dai, questa quarantena non è poi così male, vero microfono? Alla tua. Cioè, cara Lore, ragazzi, mi gira già la testa. Questo puzza di tappeto chiuso in una stanza del 700. C'ha quel non so che di viscido che mi prende, mi brucia tutto. Mio Dio, c'ha le labbra e la lingua. È l'ultimo sciottino, non voglio che poi passo la notte a vedere gli unicorni, però quasi. Ah, adesso capisco perché fanno così. Io dicevo che non... Mio Dio, brucia tantissimo.